Ciao a tutti, sono Holly. Il 31 marzo si sta avvicinando e questo vuol dire che finalmente finirà lo stato di emergenza. Ma la domanda è, noi adolescenti abbiamo paura di tornare alla normalità? Io in questi anni mi sono forse un po' scocciato, no? Di vedere la mascherina a scuola. Ho paura a tornare a fare un sacco di cose perché non sono più abituata anche solo a socializzare per strada. Beh, di sicuro mostrare il mio viso tolta la mascherina. Quello che mi fa più paura è che di colpo tutti inizieranno magari a non fare più attenzione come una volta. Io dico che non ce la faccio più. Forse un po' paura, se si può così definire, dello stare in mezzo alla gente. Due prof o tre, non li ho mai visti senza mascherina. Non vedo l'ora di poter riabbracciare, baciare le persone a cui voglio bene, senza nessun tipo di ansia, senza nessun tipo di paranoia. La cosa che mi fa paura del ritorno alla normalità sicuramente è non tenere la mascherina sui mezzi pubblici. Non mi ricordo che aspetto hanno le persone senza la mascherina. Ho paura di tornare alla normalità, soprattutto per i miei nonni. Non potrò più canticchiare tutte le canzoni mentre sono in strada, mentre sono in classe, perché ovviamente con la senza mascherina si vedrebbe. Quello che mi preoccupa è come ci abitueremo, come ci riabitueremo alla normalità e quanto tempo ci vorrà. Ho cambiato scuola, sono andata alle superiori quest'anno e non ho mai visto appunto i miei compagni del tutto senza mascherina. Davvero, mi sono scocciato tantissimo e dal 31 io diventerò un'anima libera. Io sinceramente non vedo l'ora di tornare alla normalità totale, quindi sto aspettando con ansia questo 31 marzo. Da Radio Immaginaria questo è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!